Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Isaia 45:22. Mezzo giro. Il senso della parola conversione è lungi dall'essere sempre compreso. Si parla di opere caritatevoli, di riforma sociale, di solidarietà e di aiuto umanitario, ma si ignora la sola verità in grado di risolvere i problemi dell'uomo e del mondo: la trasformazione interiore del cuore di ognuno. Il problema umano è innanzitutto spirituale, solo in seguito sociale. È il cambiamento interiore che condiziona l'atteggiamento esteriore. Dapprima l'interno e poi l'esterno. Dio parla di questa necessità in Ezechiele, capitolo 36, 26-27. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ciò che rende possibile questo cambiamento è l'opera di Gesù alla croce. In nessun altro la salvezza, dice l'Apostolo Pietro in Atti 4:12. Il figlio prodigo, di Luca 15, al verso 18, realizza la propria miseria morale davanti a Dio e dichiara: «Io mi leverò e me ne andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato». Allora si alza. È il mezzo giro, la conversione. Poi nelle braccia paterne egli gusterà il perdono e la pace. Versetto 20. Sì, in questo consiste tutto il problema. Finché ci faremo illusioni sul nostro stato interiore, credendo di trovarvi del bene, e chiudendo gli occhi sul male che vi si trova, non saremo pronti a fare quel mezzo giro che implica il pentimento e la fede in Gesù Cristo.